Bella. Allora, ho deciso di fare il vlog a fine settimana, insomma, e diciamo che visto che sono qui, ho approfittato l'occasione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario, ci siamo qui in un nuovo vlog. Allora ragazzi, se vedete qualcosa di strano è perché lì ho fatto dei cambiamenti, come potete vedere. Tra poco scoprirete il perché. Allora ragazzi, ho un sacco di news in questo video, intanto vai, sono tornato. Mi sono preso questa piccola pausa, come vi ho detto nell'ultimo video. Ho avuto il tempo di registrare tantissime cose, nel frattempo abbiamo raggiunto i 700 iscritti e le 170.000 visualizzazioni, ragazzi, saliamo sempre di più. Intanto ragazzi, so che è cosa vecchia, ormai sono 5 mesi fa, insomma, però il video degli stand di JoJo continua a salire di visualizzazioni di giorno in giorno, ragazzi. Siamo per ora a 4.500, io non vedo veramente l'ora che arrivi nei primi 4 più visti del mio canale. Quindi ragazzi, detto questo, iniziamo con le notizie. Allora, non parlo subito del cambio di stile della libreria, insomma. Prima di tutto vorrei parlare degli iscritti. Siamo arrivati a 700, è che non ve lo porto uno speciale. Dato che c'è questa cosa del distanziamento, non potevamo stare tutti insieme in una stanza sola. Quindi ci siamo messi d'accordo e io, Kairu, Mike e Luca ci siamo messi d'accordo per fare uno speciale tutti insieme. Sarà tutto online, si vedrà solo la mia faccia, purtroppo, ma si sentiranno le loro voci. Doveva esserci Gaetano, ma RIP. Niente ragazzi, vi lascio un po' questo mistero sullo speciale. Uscirà venerdì. Non vedo l'ora, ragazzi, ci ho messo tantissimo a montarlo, ma è bellissimo, quindi non ve lo perdete. Ma adesso ragazzi, passiamo ad altro, perché finalmente vi parlerò di questo cambio qui. Come vedete, è sparito Stormtrooper. Beh, in realtà non è sparito, è diciamo lì sopra, però ora non si vede, non voglio spostare tutto, sennò si incasina tutto. Ci ho messo 3 ore a fare un'inquadratura del genere, voi non capite cosa c'è dietro. Adesso scoprirete tutto con questa clip, perché sì, mi è arrivato un nuovo pacco, sono arrivate nuove cose e adesso scoprirete tutto. Allora, questo è il pacco, eccolo. Partiamo dalla cosa più piccola, ovvero One Punch Man 8. Ok, tiriamo fuori il secondo volumetto più piccolo, diciamo. Ok, questo lo aspettavo un po' di più, eh. Si tratta di Jujutsu Kaisen Zero, ragazzi. È il prequel di Jujutsu Kaisen. Non so se metterlo prima dei volumi variant o dopo i volumi variant. Penso che lo metterò prima. Adesso arriviamo ai big, diciamo. Allora, visto che di Deadpool 9 avevo solo l'edizione variant, mi sono preso anche quella normale, infatti, eccola qui. Sono iniziate le pubblicazioni di DC Panini. Non vedevo l'ora, ragazzi. Sono iniziate le pubblicazioni, subito mi sono precipitato ad andare a prendere sul sito Panini tutte le cose. Qui abbiamo il primo numero di Flash. Quindi, come vedete, qui abbiamo come sfondo Napoli con Flash che corre. Poi ho preso, allora, volevo prendere solo Batman, ok? Superman non volevo prenderlo. Sono andato sul sito Panini e Batman era già non disponibile, però mi sono ricordato di questo. No, non esce, aspetta. Mi sono ricordato del bundle Batman più Superman, ha solo 1 euro in più, quindi vabbè, Superman non è che mi interessasse tanto. Andiamo ad aprire, così, ecco. Dicevo, vabbè, Superman 1, come potete vedere qua. E niente, il volume di Batman è un po' spiegazzato qua in copertina, cioè è pieno di, non lo so. Anche questo City Edition, sempre con dietro città italiane fatte da artisti italiani queste copertine. Solo in fumetteria si può trovare anche la Museum Edition, ovvero senza tutti i titoli di testo. E adesso il pezzo forte. Parlo del volume di Flash Alpha, ma non è il volume normale, bensì la Variant Gold, ovvero con al posto dello sfondo azzurro metallico è arrivato dorato metallico. Bellissimo. In poche parole parla un po' delle origini di Flash e dell'evoluzione un po' dello stile artistico dei disegnatori di Flash. Ok, allora ragazzi, adesso dobbiamo andare a sistemare tutti questi. In più ho preso questo Funko Pop di All for One, eccolo qui. Ok, vi dirò come andremo a sistemarli. Li andrò a mettere qui, nello stesso stile con cui ho messo quelli Marvel, quindi Stormtrooper finirà qui sopra. Eccolo. Strano vedere Deathly, l'ho sempre tenuto da parte, adesso è un po' strano vedere due volumi così.
E ok, eccola qui. Adesso andiamo a prendere Batman e figlio e lo mettiamo in quest'angolino qui. Ok, prima di continuare vado a mettere questi due volumi di One Punch Man e Jujutsu Kaisen dove dovrebbero stare. Eccolo, finalmente, insieme agli altri. Eccolo qua. Ok ragazzi, adesso andiamo a mettere Deadpool. Allora, io del numero 9 ho già soltanto, diciamo, la variant. Dovrebbe essere questa, eccola. E poi ci mettiamo sopra la variant. Eccola. Ho intenzione di mettere in facciata Flash e Batman. Ok, in questo modo. Facendo un video, eh. Aia, aia. Lei è molesto. Lei è molesto. Lei... Ah, ah, ah. La denuncio. Prendiamo adesso Flash Alpha. Per ora lo sistemo semplicemente qua e adesso andiamo a vedere meglio. Ok, allora, Superman non lo aveva previsto, come vi ho detto prima, l'ho preso solo per il bundle con Batman e infatti adesso andrà insieme a questo volumetto solitario del 2015 di Lanterna Verde che mi sono trovato nello zaino scolastico. Perfetto. Abbiamo il Funko Pop di All For One. Non posso metterlo qui perché, come vedete, non ci sta. Io qui vorrei mettere il Funko Pop della serie TV di Flash, però dato che ora non ce l'ho, diciamo che userò All For One come rimpiazzo. Quindi spostiamo un attimo Flash Alpha e andiamo a metterci All For One. Ma ci sei arrivato lì? Ok, io vorrei tenerlo così, fino almeno all'uscita di Crisi sulle Terre Infinite, perché con l'uscita di Crisi sulle Terre Infinite, come sapete, metto lì il cartonato e poi Flash lo sposto da un'altra parte. Quindi esattamente ora non so cosa fare, ma per ora mi va bene così. Ok ragazzi, detto questo passiamo ai contenuti. Come sapete sto per riportare alcune serie come My Hero Wants Justice che ho già registrato ed è già pronto. E in più ragazzi sto preparando le recensioni. Stanno per tornare dopo la recensione di One Punch Man, arriveranno la recensione della prima stagione di Demon Slayer, la recensione di Battle Tendency, la recensione della seconda stagione di One Punch Man e subito dopo arriveranno le recensioni delle OVA di One Punch Man. Poi ragazzi, avevo in mente una piccola idea che non so se portare avanti. A breve dovrebbe uscire la seconda stagione di Re Zero. Io ho visto la prima e ho visto anche l'OVA e mi sto chiedendo se portarla o no sul canale. Sono comunque 25 episodi, più o meno come Demon Slayer, e sarebbe abbastanza fattibile, credo. Detto questo, ragazzi, passiamo a un grandissimo dubbio che mi rimane. Allora, ragazzi, io finta... quando avevo 10 anni, seguo le serie dell'Arrowverse, le serie DC. Allora, dovrei portarle le recensioni oppure no? Non credo che porterei riassunti perché sono infattibili. Sono stagioni più o meno tutte da 23 episodi, 20 episodi, quindi sarebbero veramente tantissime serie, tantissime stagioni, tantissimi video da fare, tantissimo sbattimento, più i crossover, tutte le serie collegate, insomma, sarebbe un casino. Ditemi sempre voi se vorreste dei riassunti e recensioni di queste serie. Poi un sacco di progetti tra letture e visioni per quest'estate. Intanto mi voglio riprendere tutto l'Arrowverse, un sacco di cose me le sono scordate, un sacco di cose le ho perse. Voglio rivedermelo come si deve, tutto intero, su una lista con tutti gli episodi sistemati. Poi mi sto guardando One Piece. 130 episodi ed è ancora in corso. Quindi ragazzi, il vlog è finito. Certo, non ci sarà sempre questa location perché non sarò sempre qui e non potrò sempre registrare qui. Però ogni volta che lo sarò e dovrò registrare un vlog ci sarà. Nel dubbio uso un po' di green screen, scatto una foto qua. Nel dubbio uso il green screen. Eccolo, è arrivato in ritardo. Nel dubbio uso il green screen. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.